Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a lavorare insieme questo simpatico e grazioso scaldacollo. È lavorato interamente ai ferri e l'ho lavorato con il punto Margherita. Quindi nel corso del tutorial vi spiegherò più dettagliatamente come si lavora questo punto, anche se può sembrare un po' difficile, però vi posso garantire che è veramente molto semplice. Quindi è un punto adatto anche per i principianti. Alla fine l'ho impreziosito con questa spilla perché mi piaceva appunto l'effetto che dava con il colore, però va bene anche senza alcuna decorazione. Allora, per realizzare questo scaldacollo io ho utilizzato all'incirca 50 g di lana. Non l'ho fatto molto largo perché non mi piace uno scaldacollo che indossato vada largo, però mi piace che va ben aderente al collo. Quindi ho utilizzato 50 g di lana, questo è un 50% di lana e un 50% di acrilico. L'ho lavorato con dei ferri numero 5,5. Quindi questo tipo di lana andava lavorato con dei ferri un pochino più piccoli, però visto che dovevo realizzare uno scaldacollo e mi piace appunto l'effetto un po' più morbido, ho utilizzato dei ferri più grandi. Poi ci occorrerà delle forbici per tagliare i fili e un ago da lana, questo qua. Bene, ora andiamo al tutorial. Allora, ho avviato sui ferri 36 maglie, perché 36 è multiplo di 4, perché abbiamo detto prima che questo tipo di lavorazione si lavora su un numero di maglie multiplo di 4 più 1, quindi 36 multiplo di 4, devo aggiungere un'altra maglia, quindi più 1, 37. E io ne vado ad aggiungere altre due perché andranno poi a servirci come maglia di vivagno all'inizio e alla fine del ferro. Quindi aggiungo altre due maglie per un totale di 39 maglie. Quindi, ricapitolando, 36 è il multiplo di 4, più 1, 37, più 2, 39 maglie. Bene, ora iniziamo a lavorare un primo ferro a maglia di ritto. Allora, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri e la maglia diritta e la maglia a rovescio, io giù nell'info box vi metto un video a parte che vi spiega più dettagliatamente come si lavora appunto diritto e appunto rovescio e come avviare le maglie sui ferri. Magari questo è un video che può servire alle principianti, per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco con i ferri. Allora, iniziamo a lavorare il primo ferro tutto a diritto, quindi punto il ferro nella maglia, inizio a lavorare a diritto. Tutte e 39 le maglie le vado a lavorare a diritto. Così. E proseguiamo a lavorare a diritto per tutto il ferro fino alla fine. Bene, una volta che ho lavorato il primo ferro tutto a maglia a diritto, ora dobbiamo iniziare il secondo ferro e proseguiamo in questo modo. Allora, lavoro una prima maglia di vivagno e la vado sempre a lavorare a diritto, quindi una maglia di vivagno, poi lavoro una maglia a diritto. E poi vado a lavorare 3 maglie a rovescio, quindi mi porto il filo davanti al lavoro e punto il ferro nelle 3 maglie che stanno sul ferro a rovescio, così. E procedo come se volessi lavorare una maglia a rovescio, quindi faccio passare il filo intorno al ferro. Così. Il primo ferro è un pochino più stretto, quindi però non faccio cadere le 3 maglie. Faccio un gettato, quindi faccio passare il filo intorno al ferro in questo modo e punto di nuovo il ferro nelle 3 maglie a rovescio in questo modo e lavoro una maglia a rovescio di nuovo e faccio cadere le 3 maglie dal ferro. Così. Poi lavoro una maglia a diritto.
di nuovo lavoro, faccio passare, mi porto il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie che stanno sull'altro ferro così al rovescio, come se volessi lavorare le tre maglie al rovescio, faccio passare il filo, faccio passare il ferro attraverso le tre maglie, ma non faccio cadere le tre maglie dal ferro, faccio un gettato in questo modo, ripunto il ferro di nuovo nelle tre maglie al rovescio e lavoro una maglia al rovescio e faccio cadere le tre maglie. Così. Di nuovo lavoro una maglia a diritto. Ora mi riporto di nuovo il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie qua sul ferro, sull'altro ferro al rovescio. Lavoro una maglia al rovescio. Così, senza far cadere le tre maglie dal ferro, faccio un gettato, quindi questo filo lo faccio passare attorno al ferro, ripunto il ferro nelle tre maglie e lavoro una maglia al rovescio e faccio cadere le tre maglie dal ferro e alterno con una maglia a diritto. Così. Di nuovo mi porto il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie al rovescio in questo modo, lavoro una maglia al rovescio, non faccio cadere le tre maglie dal ferro, però vado a lavorare un gettato così. Ripunto il ferro nelle tre maglie al rovescio. E lavoro una maglia a rovescio e faccio cadere le tre maglie. Lavoro una maglia a diritto e di nuovo mi porto il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie a rovescio sull'altro ferro, lavoro una maglia a rovescio senza far cadere le maglie dal ferro. Lavoro un gettato, ripunto il ferro nelle tre maglie al rovescio, lavoro una maglia al rovescio e faccio cadere le tre maglie lavorate, le tre maglie lavorate al rovescio. Di nuovo lavoro un punto a diritto. Mi porto di nuovo il filo e lavoro il filo davanti al lavoro, lavoro le tre maglie al rovescio senza farle cadere dal ferro. Faccio un gettato, ripunto il ferro nelle tre maglie, lavoro un rovescio e faccio cadere le tre maglie dal ferro. Quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro, alternando sempre le tre maglie che andiamo a lavorare al rovescio con una maglia a diritto, così. Quindi dopo il diritto ricominciamo di nuovo a lavorare le tre maglie al rovescio fino alla fine del ferro. Quindi lavoriamo e vi faccio vedere alla fine come termina. Altrimenti lo facciamo proprio insieme, visto che hanno ancora po cioè sono poche maglie. Quindi abbiamo lavorato un diritto, riporto di nuovo il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie sul ferro al rovescio, lavoro una maglia al rovescio. Poi lavoro un gettato, lavoro di nuovo le tre maglie al rovescio, ripunto di nuovo il ferro nelle tre maglie al rovescio, lavoro una maglia al rovescio e faccio cadere le maglie. E lavoro una maglia a diritto. Di nuovo passo il filo, faccio passare il filo davanti al lavoro, ripunto il ferro nelle tre maglie che stanno sul ferro. L'altro ferro al rovescio, così. Lavoro una maglia al rovescio senza farle cadere le tre dal ferro. Lavoro un gettato. Lavoro di nuovo nelle tre maglie una maglia al rovescio e le faccio cadere dal ferro. Lavoro una maglia a diritto.
così di nuovo, lavoro le tre ultime maglie al rovescio, così faccio un gettato, ripunto il ferro nelle tre maglie, vado a lavorare una maglia al rovescio, lavoriamo una maglia a diritto e lavoriamo il vivagno, l'ultima maglia del ferro di vivagno, quindi la vado a lavorare a diritto. Abbiamo in questo modo completato anche il secondo ferro, così. Il terzo ferro lo andiamo a lavorare tutto a diritto, quindi lavoriamo un punto diritto in ogni maglia sottostante, così. E proseguiamo a lavorare a diritto per tutto il ferro, poi iniziamo il quarto ferro. Allora, terminato anche il terzo ferro a diritto, vedete che già si iniziano a vedere le margherite, quindi il disegno inizia a prendere forma. Ora dobbiamo lavorare il quarto ferro, che è anche l'ultimo ferro del disegno, perché questo disegno si basa su quattro ferri che poi vanno sempre ripetuti. Quindi il quarto ferro è simile al terzo ferro, solo che andremo a lavorare una maglia di vivagno a diritto, e invece di una maglia a diritto, come abbiamo fatto nel terzo ferro, ora andremo a lavorare tre maglie a diritto, quindi una, due e tre, che con il vivagno ne sono quattro. Lavorate le quattro maglie a diritto, ora ripetiamo di nuovo ad andare a lavorare le tre maglie al rovescio. Quindi mi porto il filo di nuovo davanti al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie al rovescio, lavoro una maglia al rovescio senza far cadere le maglie dal ferro, faccio un gettato, quindi faccio passare il filo intorno al ferro in questo modo, ripunto il ferro nelle tre maglie e lavoro una maglia al rovescio facendo cadere le tre maglie dal ferro, vado a lavorare una maglia a diritto. Di nuovo mi porto il filo dietro al lavoro, punto il ferro nelle tre maglie, lavoro una maglia al rovescio senza far cadere le maglie dal ferro, lavoro un gettato e lavoro le tre maglie insieme al rovescio, quindi in questo modo le faccio cadere dal ferro e vado sempre ad alternare con una maglia a diritto. Di nuovo filo davanti al lavoro e punto il ferro nelle tre maglie al rovescio, lavoro una maglia al rovescio senza far cadere le maglie dal ferro, faccio un gettato, ripunto il ferro nelle tre maglie al rovescio e lavoro una maglia al rovescio e faccio una maglia a diritto. Quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro, poi vi farò vedere quando arriviamo qua come terminare. Bene, sono quasi arrivata alla fine del ferro, vado a lavorare le ultime tre maglie insieme al rovescio, così. Faccio il gettato e lavoro una maglia al rovescio facendole cadere dal ferro. Poi lavoro le tre maglie a diritto, quindi una, due e tre, più l'ultima maglia che è il vivagno, quindi per un totale di quattro maglie. Ed ecco che terminato il quarto ferro, abbiamo terminato anche il disegno, no? Del lavoro che stiamo facendo, delle margheritine, oppure il punto stella. Ora dobbiamo iniziare di nuovo da capo, quindi iniziamo dal primo ferro. Dobbiamo iniziare a lavorare di nuovo il modulo e iniziamo a lavorare tutto un primo ferro a diritto, come abbiamo fatto appunto all'inizio.
quindi un ferro tutto a diritto. E non dobbiamo fare altro che per tutta la lavorazione ripetere questo modulo di 4 ferri. Quindi andiamo a lavorare questo ferro tutto a diritto. Tutto a diritto fino alla fine e poi iniziamo di nuovo con il modulo. Bene, una volta che ho terminato il primo ferro del disegno, quindi tutto un ferro a diritto, ora vado a lavorare il secondo ferro, che non è altro che uguale al primo che abbiamo lavorato. Quindi lavoro una maglia di vivagno, quindi sempre a diritto, una maglia a diritto e poi proseguo a lavorare le 3 maglie insieme al rovescio, quindi faccio passare il filo davanti al lavoro, punto il ferro nelle 3 maglie che stanno sul ferro, sull'altro ferro al rovescio, lavoro una maglia al rovescio, faccio un gettato e di nuovo ripunto il ferro nelle 3 maglie, lavoro una maglia al rovescio e faccio cadere le maglie dal ferro, lavoro un punto diritto e di nuovo le 3 maglie insieme al rovescio, faccio il gettato, rilavoro una maglia al rovescio nelle 3 maglie dell'altro ferro e faccio cadere dal ferro e un punto diritto. Quindi dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo per tutto il ferro. Dobbiamo terminare questa lavorazione di questo ferro qua con 3 maglie insieme al rovescio, un diritto e una maglia di vivagno. Quindi proseguiamo a lavorare sempre nello stesso modo fino alla fine del ferro. Beh, una volta che ho terminato la lavorazione, diciamo il terzo ferro del disegno, ora vado a lavorare un ferro a diritto. Quindi ricordatevi sempre che tutti i ferri dispari vanno sempre lavorati a diritto, quindi tutte le maglie a diritto, mentre poi quando ritorniamo dobbiamo andare a fare la lavorazione, una volta andremo e incominceremo a lavorare con 2 maglie a diritto e poi con le 3 maglie insieme al rovescio, mentre invece poi un'altra volta inizieremo a lavorare con 4 maglie a diritto e le 3 maglie insieme al rovescio, tenendo sempre conto della maglia di vivagno dall'inizio alla fine, che comunque io le vado sempre a lavorare a diritto. Quindi vado a lavorare un ferro ora a diritto e poi per poi cominciare di nuovo il modulo. È inutile farvelo vedere ancora perché dobbiamo sempre ripetere la stessa sequenza, quindi sempre lo stesso disegno. Quindi ora che vado a lavorare il ferro a diritto, perché mi trovo a lavorare il ferro dispari, poi incomincerò a lavorare il quarto ferro. E il quarto ferro, se prima abbiamo lavorato 2 maglie a diritto, ora quando andremo a lavorare la prossima volta il quarto ferro, andremo a lavorare 4 maglie a diritto e le 3 maglie insieme al rovescio. Poi man mano che lavorate vedete che poi il lavoro vi risulterà molto semplice, anche perché poi vi rendete conto dalla sequenza del lavoro, quindi vi risulterà molto semplice. Bene, quindi proseguiamo a lavorare in questo modo, andiamo avanti con il disegno, con il modulo, per tutta la larghezza del nostro scaldacollo. Io ora non lo so il mio scaldacollo quando sarà largo, magari portiamoci avanti con il lavoro e poi vi farò sapere la larghezza del mio. Allora, io ho raggiunto la larghezza del mio scaldacollo e misura 46 cm. Voi poi, se lo volete un pochino più largo, andate avanti con la lavorazione, però io mi sono fermata a questa misura perché poi piegandolo, vedete, che poi lo andremo a piegare in questo modo, non mi viene troppo largo, perché mi piace che comunque mi va, aderisca bene al collo. Quindi voglio far vedere anche un po' l'effetto della lavorazione, vedete, è un punto veramente molto particolare, molto bello. Ora non dobbiamo fare altro che andare a chiudere le maglie sul ferro e poi andarle a cucire con quest'altra estremità dello scaldacollo. Allora, per chiudere le maglie sul ferro, io ho fatto già vedere anche altre volte come si fa, però
Ora lo rifacciamo insieme. Quindi aggiustiamo un po' la telecamera. Andiamo e proseguiamo in questo modo. Quindi abbiamo terminato con un ferro a diritto. Ora le maglie vanno chiuse in questo modo qua. Lavoro un punto a diritto, poi ne lavoro un altro, mi raccomando, in modo molto morbido, senza tirare il filo, altrimenti questa parte qua viene ristretta e poi non andrà a combaciare con l'altra parte, con l'altra estremità. Quindi chiudiamo in modo molto morbido. Quindi abbiamo lavorato una maglia a diritto e andiamo a lavorare un'altra. Ora andiamo ad accavallare la prima maglia che abbiamo lavorato sulla seconda, così lavoriamo un'altra maglia a diritto. E accavalliamo senza tirare il filo, ma in modo molto naturale. Maglia a diritto e accavalliamo. Un diritto e andiamo ad accavallare. Quindi proseguiamo in questo modo fino a chiudere tutte le maglie che stanno sul ferro. Bene, sono arrivata quasi alla fine, vado a chiudere il mio ultimo punto, così, a cavallo e tiro. Ora che andiamo a tirare il filo, andiamo a tagliare il filo, non lo tagliamo troppo corto, ma lasciamo una lunghezza abbastanza in modo tale che ci permette di poter cucire le due estremità insieme. Quindi recuperiamo un bel po' di filo, meglio un po' in più che in meno. Taglio e chiudo con un nodo. Faccio passare, vedete, il filo attraverso l'asola e chiudo. Ora non ci resta altro che andare a cucire le due estremità. Allora, bene, ora con un ago da lana, vedete questo qua che io ho già infilato, il filo che abbiamo lasciato quando abbiamo chiuso lo scaldacollo, andiamo a ripiegare lo scaldacollo facendo in modo da mettere il diritto all'interno, così, e ora dobbiamo far combaciare bene i due lati. Allora, se vi può essere d'aiuto, magari per rendervi il lavoro un po' più facile, potete anche appuntare le due estremità con degli spillini, magari per avere anche un lavoro più preciso. Quindi mettete degli spillini, bello, mettendo tutte le due parti in modo pari, e iniziate a cucire. Quindi non dobbiamo fare altro che cucire le due parti insieme. Non lo so, ognuno ha il suo modo di cucire, quindi l'importante è che non venga una cucitura molto doppia, anche se va all'interno, però è sempre bene fare una cucitura abbastanza invisibile. Quindi io da qua parto, da qua e rientro nell'altra parte, tiro il filo così. Rientro nella maglia a fianco, prendo la maglia che sta sull'altro lato, qua, e tiro. E inizio a cucire. Così. Poi, magari se avete qualche metodo di cucitura che per voi è più semplice oppure che praticate più spesso, vi ripeto, l'importante è che il risultato sia abbastanza pulito all'interno. Bene, io proseguo con la mia cucitura per tutti e due i lati e poi ci vediamo a scaldacollo ultimato. Bene, ed ecco che una volta cucito, lo scaldacollo è terminato. Vi volevo far vedere appunto la cucitura.
Vedete? Perché abbiamo unito i due lati dove abbiamo fatto appunto, dove abbiamo iniziato con il ferro a diritto e dove abbiamo terminato con il ferro a diritto. Quindi è venuta una cucitura bella pulita e regolare. E questo è il risultato del nostro scaldacollo. Vi volevo fare anche vedere l'importanza di fare la maglia vivagno. Vedete? È venuto tutto il bordo dello scaldacollo, sia da un lato che dall'altro lato, un bordo molto regolare. Quindi molto pulito e quindi quando lo andremo ad indossare farà un bel effetto. Bene, questo è lo scaldacollo. Ora il punto è bello sia in orizzontale ma anche in verticale, vedete? Perché è veramente dà un bel effetto. Allora io andrò a mettere anche un fiore così che richiama un po' il colore dello scaldacollo. Però questa è una cosa soggettiva, poi lo potete decorare a vostro piacimento, anche se è bello anche senza nessuna decorazione, perché è proprio il punto che dà un bel effetto. Bene, questo è il mio tutorial, io spero tanto di esservi stata chiara, soprattutto di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre lavorazioni. Perché, come vi ho detto prima, questo punto va bene anche per poter lavorare altri progetti. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!